Lezio Divina, giovedì 8 giugno 2023, tempo ordinario. Lettura del Vangelo secondo Marco 12:28b 34. In quel tempo si accostò a Gesù uno degli scribi e gli domandò: qual è il primo di tutti i comandamenti? Gesù rispose: il primo è: ascolta Israele, il Signore Dio nostro è l'unico Signore. Amerai dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E il secondo è questo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più importante di questi. Allora lo scriba gli disse: hai detto bene, maestro. È secondo verità che egli è unico e non v'è altri all'infuori di lui. Amarlo con tutto il cuore e con tutta la mente e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso val più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Gesù, vedendo che aveva risposto saggiamente, gli disse: non sei lontano dal regno di Dio. E nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Riflessione. Il Vangelo di oggi presenta una bella conversazione tra Gesù e un dottore della legge. Il dottore vuole sapere da Gesù qual è il primo di tutti i comandamenti. Anche oggi molte persone vogliono sapere cosa è più importante nella religione. Alcuni dicono essere battezzati, altri pregare, altri dicono andare a messa o partecipare al culto della domenica, altri dicono amare il prossimo. Altri sono preoccupati con le apparenze e con gli incarichi della Chiesa. Marco 12:28. La domanda del dottore della legge. A un dottore della legge che aveva assistito al battito di Gesù con i Sadducei piacque la risposta di Gesù e percepì in lui una grande intelligenza e volle approfittare dell'occasione per fargli una domanda: qual è il primo di tutti i comandamenti? In quel tempo i giudei avevano un'enorme quantità di norme che regolamentavano nella pratica l'osservanza dei 10 comandamenti della legge di Dio. Alcuni dicevano: tutte queste norme hanno lo stesso valore, poiché vengono tutte da Dio. Non spetta a noi introdurre distinzioni nelle cose di Dio. Altri dicevano: alcune leggi sono più importanti di altre, per questo obbligano di più. Il dottore voleva sapere l'opinione di Gesù. Marco 12:29-31. La risposta di Gesù. Gesù risponde citando un passaggio della Bibbia per dire che il primo comandamento è amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le tue forze. Al tempo di Gesù, i giudei pii fecero di questo testo del Deuteronomio una preghiera che recitavano 3 volte al giorno, al mattino, a mezzogiorno e la sera. Tra loro era conosciuta come oggi tra noi il Padre nostro. E Gesù aggiunge, citando di nuovo la Bibbia: il secondo è questo: amerai il prossimo tuo come te stesso. Non c'è altro comandamento più importante di questi. Risposta breve e profonda. È il riassunto di tutto ciò che Gesù ha insegnato su Dio e sulla vita. Marco 12:32-33. La risposta del dottore della legge. Il dottore è d'accordo con Gesù e tira la conclusione. Sì, amarlo con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta la forza e amare il prossimo come se stesso val più di tutti gli olocausti e i sacrifici. Ossia, il comandamento dell'amore è più importante che i comandamenti relazionati con il culto e i sacrifici nel Tempio.
Questa affermazione veniva già dai profeti dell'Antico Testamento. Oggi diremmo che la pratica dell'amore è più importante di novene promesse, messe, preghiere e processioni. Marco 12:34. Il riassunto del regno. Gesù conferma la conclusione del dottore e dice: non sei lontano dal regno. Infatti, il regno di Dio consiste nel riconoscere che l'amore verso Dio è uguale all'amore verso il prossimo, perché se Dio è Padre, noi tutti siamo sorelle e fratelli e dobbiamo mostrare questo nella pratica, vivendo in comunità. Da questi due comandamenti dipendono la legge e i profeti. I discepoli e le discepole devono fissare nella memoria, nell'intelligenza, nel cuore, nelle mani e nei piedi questa legge importante dell'amore. Non si arriva a Dio se non attraverso il dono totale al prossimo. È il primo e più importante comandamento. Il più importante e primo comandamento fu e sarà sempre: amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutte le forze. Nella misura in cui il popolo di Dio, lungo i secoli, ha approfondito il significato e la portata dell'amore di Dio, si è reso conto che l'amore di Dio è vero e reale solo nella misura in cui si concretizza nell'amore al prossimo. Per questo il secondo comandamento che chiede l'amore per il prossimo è simile al primo comandamento dell'amore per Dio. Se qualcuno dicesse «amo Dio», ma odia suo fratello, è un menzognero. Tutta la legge e i profeti dipendono da questi due comandamenti.